Thank you.
Thank you.
Thank you.
momento di grande emozione per questo brano particolarmente vissuto, diciamo così. Stasera il nostro premio di quest'anno è molto molto particolare, che noi abbiamo conferito a questa giovane musicista, e io auguro tantissime belle cose per lei e la sua carriera, e che speriamo nasce anche senza di noi, ma se possiamo aiutare la aiuteremo anche con grande piacere. Come sapete, il premio è una forma di collaborazione con amici del festival molto preziosa, che adesso io passerò la parola al presidente dell'associazione Michela Boano, e quindi che vi parlerà di che cosa rappresenta questo premio. Allora, rubo solo due secondi, buonasera a tutti, per dire che l'associazione Amici del Festival è nata nel 2004. Vedo tanti amici qui associati, eravamo un piccolo gruppo appassionato di musica che seguiva il festival già da qualche edizione, e abbiamo deciso di cercare di vivere il festival un po' più da vicino. Così abbiamo intrapreso anche delle attività, organizziamo concerti, ma la prima cosa che abbiamo deciso è di istituire, anche per aiutare i giovani talenti, un premio che si chiama Elba Festival Prize, che tutti gli anni viene dato a un giovane musicista segnalato dalla direzione del festival. Quindi questa sera io sono molto felice e onorata di consegnare questo premio, questa targa e questo premio, come una borsa di studio per augurare una buona vita. Ecco, non si dice buono studio, ma buona vita. Va bene? Io voglio aggiungere una cosa molto importante, perché il brano che avete ascoltato è stato scritto per il festival e per questo premio dal compositore romano Alessandro Annunziata, presente qui, che io voglio chiamare al palcoscenico. Anche questo è un momento molto emozionante, perché lui seguiva le ultime faccende che conosciamo tutti, e voleva assolutamente partecipare a questa premiazione scrivendo il brano sul tema ucraino per una giovane ragazza ucraina. Quindi do la parola a lui. Intanto grazie a tutti. Io voglio ringraziare Igor Edelman per aver voluto avere fiducia in questa iniziativa, e senza scadere in banale retorica. Veramente quello che stiamo vivendo è un momento molto particolare. La musica è un modo molto importante per avvicinare i popoli, le persone, e quindi penso che quando mi è arrivata questa commissione, l'idea di scrivere anche per una giovane che sta vivendo sulla sua pelle, purtroppo, questa grande fatica di questo momento, era molto emozionante veramente. Quindi mi ci sono dedicato con tutta l'anima, e spero che questa mia piccolo contributo in questo enorme, diciamo, mare di iniziative che si prenderanno, spero, per aiutare soprattutto chi si sta affacciando adesso nella carriera musicale, sia un inizio, diciamo, che porti fortuna a Diana e al festival, e poi a questa fantastica orchestra di cui ho avuto l'onore di essere il primo, insomma, tra i primi compositori eseguiti da questa nuova orchestra. Ti ringrazio tantissimo. Volevo aggiungere una cosa, ancora un'altra cosa abbastanza importante. La commissione di questo brano sarà dedicato a un'associazione legata all'aiuto all'Ucraina, per volontà di Alessandro Annunziata.